Cari amici, parlare di geopolitica significa parlare di una storia che è sempre la stessa. Allora, quello che a noi interessa, e siamo gli unici a dirlo, Vabbè, non esageriamo, rari, ecco. no, quello che stiamo per dire noi siamo gli Ah, unici. beh, certo. Avvalendoci ovviamente di libri ufficiali e non di testi qualsiasi, però questi libri ufficiali sono libri che ben poche persone leggono, o se le leggono non le capiscono. Allora, c'è una. Comunque, devo dire, dalle domande che pongono e dagli interventi che pongono i nostri lettori, Sì. devo dire che per la maggior parte è gente molto preparata, perché Indubbiamente, mi sono fanno il quelli. pelo e il contropelo quando dico qualche cazzata. Beh, sono quelli che appunto ci Ma seguono. infatti Mica, cioè è una sono. cerchia ristretta, ecco, diciamo. Esattamente, sono un microbo della popolazione italiana. Gli altri sono tutti ossequienti. Beh, abbiamo 2520 Iscritti. Sì, follower. però non followerano quasi mai. Comunque, la cosa importante che vi voglio dire è questa. Oggi si sta dispiegando una politica a livello europeo che è di dissolvenza della imposta Unione Europea sotto l'ancora americana. Infatti, ci sono degli stati come la Spagna, la Francia e la Germania che in un modo o nell'altro. Ricordiamoci che la Spagna ha fatto la guerra contro l'America, quella del Che ha perso, 1898, che ha perso. e quella che riguarda anche l'annessione delle Filippine agli Stati Uniti e non al Regno di Spagna. Allora, hai fatto bene, hai fatto bene. Quindi ci sono delle vecchie ruggini fra gli spagnoli e gli americani. Hai fatto bene a dire questa cosa perché questa cosa mi permette di dire. Ricordiamoci anche Franco, Questa il cosa mi. generalissimo, non era molto propenso agli americani. Ma ti immagini, però gli andava bene. Sì. Allora, per dire questo, che lo scopo della guerra che gli Stati Uniti, sotto il primo Roosevelt, ricordiamoci bene, il presidente Roosevelt, hanno fatto. Lo zio di quello successivo. Esattamente, vedi caso. Guarda caso, poi parleremo, l'abbiamo No, già no, parlato, dobbiamo dirti. parleremo dei 44 presidenti, diciamo così, ma meglio dittatori sarebbe dire, Sì, sarebbe da dire, sì. che hanno, guarda te, una maggioranza di loro, diciamo, Se li andiamo a scovare, a guardare nei sono retro. zii, prozii, nipoti, Esattamente, pronipoti, esattamente. cognati, generi, una Esattamente. genia, una famiglia allargata, diciamo E così, ecco. ricordiamoci che Clinton era figlio adulterino di Rockefeller. E Clinton, anche la famiglia Clinton, una dinastia di banchieri, come i Esattamente. Roosevelt, come gli altri che abbiamo nominato e gli altri che non abbiamo Sì, detto. sotto la banca la capra campa. È il termine del libro che ho fatto sulle banche, ti ricordi? Esattamente. Me lo ricordo bene. Sopra la banca la capra campa, sotto la campa, no, sì, sotto la banca la capra crepa. Allora, continuiamo il discorso iniziale dicendo che la geopolitica dell'Unione Europea si sta sfaldando perché sotto sotto, ripeto, ma molto sotto traccia, c'è una serie di linee politiche e geopolitiche dei vari paesi che costituiscono questa forzatura che si chiama Unione Europea, che i quali si stanno muovendo all'unisono praticamente con degli accordi semisegreti, Un perché non attimo sa. fa sono passato davanti all'ambasciata dell'Ucraina, c'era Sì. una forza di FRAP di 8 uomini, Davanti? 8 armati davanti Ma chi sono? Chi sono? dell'esercito, L'Arcichenecchi? Chi sono? no, 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 dell'esercito italiano. Ah, ecco, Force de Frappe. Che
Credevo che fossero Nancy Kenecchi. Allora, no, c'erano pure gli ucraini, però stavano dentro. Fuori erano gli italiani. Quelli stavano dentro. Dentro l'ambasciata c'erano altri in divisa che erano presumibilmente ucraini. Mi pare giusto. E dov'è l'ambasciata, giusto per dirle l'amico? A via... via... Non lo so dove. Aspetta, ai Parioli. Via... Oh, porca miseria, ci sono andato adesso. Vicino alla zona... di via Piazza Verdi, vicino a Piazza Verdi, insomma vicino all'ambasciata russa, diciamo così. Non lo so dove sta l'ambasciata a Corso Trieste. Beh, non è lontano, diciamo. Non è lontano. Vabbè, via Guido D'Arezzo. Sì, è uno vicino... dei tanti musicisti della zona lì. Sì, vicino al giardino zoologico. Sì, esatto. Allora, continuiamo e poi diamo la parola a Orazio. Allora, che cosa succede? Attenzione, mentre ci sono questi accordi che ci ricordano molto la storia d'Italia... L'erede! Ehi! Ciao, Orazio! Siamo ciao, qui! Ciao, ciao! Divertitevi! Buon allenamento! Ciao! Ciao, ragazzi! Ciao! È un ragazzino, mannaggia la miseria come passano gli anni. E noi ci riferiremo a questo testo fondamentale. Attenzione, che sto per dire una cosa importantissima. Mentre Francia, Spagna e Germania si stanno accordando, indipendentemente da quello che viene fatto su questo pseudo Parlamento che si chiama il Parlamento dell'Unione Europea, che è molto pseudo perché non conta un cazzo. Statuariamente non ha le funzioni per decidere un cazzo di niente. Certo. Può solo dibattere, eventualmente rinviare all'analisi del Consiglio dei Ministri europeo una legge che secondo loro contrasta il dettato dello statuto. Esattamente. Fine. Non può. Ma è mai possibile che un Parlamento non può legiferare? A chi cazzo è venuta a mente una cosa del genere? È successo. Sì, vabbè, negli stati dittatoriali, certo. No, è successo. È successo anche nello stato della città del Vaticano. Sì, è molto spesso. Sempre dittatoriale è. Sì, comunque sì. Allora, ci riferiamo appunto a questo libro eccezionale che tratta della crisi del 300 alla metà del 600. Dalla crisi del 300 alla metà del 600. Cosa succede? E con questo... finisco almeno per adesso. Dopo ci ritorniamo. È certo che dobbiamo parlare di questo qua. Attenzione. Che cosa sta portando avanti oggi l'attuale governo? Che è un governo che, avendo la maggioranza assoluta in Parlamento, può fare quello che vuole. Sta portando avanti una politica di separazione autentica delle varie regioni. Ma quali sono le regioni? Le stesse regioni del Medioevo e del Rinascimento. Sono le stesse. Quante volte noi abbiamo sostenuto che la Lega rappresenta la Padania? Ma quale Padania? La Padania di sempre, quella che grazie ad esempio a Napoleone è diventato il nucleo centrale di questo progetto di unificazione nazionale italiana. Dopodiché c'è un piccolo intervento. Sarò brevissimo. No, di Orazio e poi riprendiamo quel discorso. E ricordatevi sempre che la storia dell'Italia la dovete fare sempre partendo dal 300. Questo è il libro che ho scritto ultimamente, a cui farà seguito sicuramente almeno un altro sullo stesso tema, perché è una raccolta enciclopedica, direi quasi, di querele che abbiamo depositato nel corso degli anni. E qualcuno, se va a vedere il sito web di Facebook, il mio profilo, troverà una cosa illuminante che ho ripostato a distanza di 7 anni proprio ieri o l'altro ieri. E cioè che andare a fare le denunce, come abbiamo fatto noi in maniera massiccia e proprio ridondante direi,
non ha nessuna funzione poi di obiettivo raggiungibile. Non è detto, aspetta un minuto, la cosa importante che gli amici devono sapere è che queste denunce sono una descrizione della realtà italiana, certo, confermata dal fatto che nessuno ci ha citato. È certo. Allora, è tutto vero quello che c'è scritto qui, perché nessuno ha avuto il coraggio di citare. È un esame supplementare che abbiamo dovuto sorpassare noi quando abbiamo depositato queste querele, sapendo che poi nessuno ci avrebbe obiettato niente, mai. E quindi da una parte c'è questa interpretazione che è sicuramente valida sempre, ma quello a cui mi volevo riferire io è a un caso ben preciso. Nel 2014 abbiamo presentato una summa di querele che avevamo depositato nel corso degli anni con la giunta di integrazioni varie che abbiamo fatto in varie epoche, anche fino all'ultimo, al 2014 intendo, quando poi abbiamo denunciato una serie di personaggi in maniera massiccia, raggruppando una quindicina, 20 querele di loschi figuri depositate nel corso degli ultimi 3-4 anni, a partire dal 2010 e 2014, che complessivamente assommava a circa 200 pagine di testo di querela e più o meno altrettante 200 pagine di allegati e documenti a comprova di quello che dicevamo. E ieri ho ricondiviso a distanza di 7 anni, come ogni tanto fa Facebook, ripresenta le cose che avevi depositato qualche anno prima e te le fa ricordare, e l'ho riproposta appunto ieri. Se andate a vedere il sito Facebook di Orazio Ferniani trovate questa cosa, e lì c'è tutta la sequela di fasi, tutte da scaricare e da leggere, o anche soltanto da leggere, che definiscono il percorso che abbiamo fatto. Cioè, abbiamo presentato le denunce, siamo stati interrogati dalla Guardia di Finanza varie volte come persone informate dei fatti e categoria e compagnia bella, e poi ci risponde il procuratore, il quale procuratore dice: sì, è tutto vero, andate a leggere, Emilio Amelio si chiama il magistrato delle indagini preliminari, il quale dice sì, non potendo fare altro, tentare di smentire, imbocca una strada senza fine, senza uscita. Certo. Dove si arrovella a cercare di trovare delle soluzioni, in cui fra l'altro dice che il Presidente della Repubblica, il Presidente del Consiglio, i Presidenti di vari consigli nel corso degli anni, i loro ministri, i loro segretari, sono persone ignote. Ma dove cazzo è possibile sostenere una cosa del genere? Persone ignote, allucinante. Meno una, che è molto importante. No, il bello è che in tutto questo quel figlio di puttana che mi capita sotto gli sputo in faccia, questo magistrato, pure se accompagnato da 14 carabinieri, cosa che io era chiarissimo che avrei fatto col presidente del TAR, non so se te lo ricordi, sì. che ha chiamato i carabinieri perché da solo come ci aveva paura a starci, sì. Te lo ricordi? Come no? Allora questo signore, invece di fare le indagini su quei figli di puttana che abbiamo denunciato in circa, erano oltre un migliaio di persone coinvolte in questa scena, nome, cognome, indirizzo, tutti i cazzi che servivano. Paternità se c'è comunque, paternità, luogo di nascita. Insomma, in tutto questo signore invece di fare le indagini su di loro, ha fatto le indagini su di noi. Non potendo scoprire un cazzo, ha detto che noi siamo dei pensionati e abbiamo costituito Alba Mediterranea, abbiamo costituito Rete dei Cittadini, e allora? Non sapendo cosa fare, allora, cos'altro fare. Fai il lavoro tuo, stronzo, fai il lavoro tuo. Ma abbiamo avuto un altro esempio, il ricorso che hanno fatto contro il TAR, il gruppo di giuristi, adesso, che ha accusato. È la fotocopia di quello, esatto, di quello che abbiamo fatto noi 8-9 anni fa, col TAR, esattamente lì, il TAR, come dicevo prima, il presidente della seconda sezione, che era quella interessata al problema che portavamo noi alla loro attenzione, di fronte a una mia ennesima visita presso la loro sede del tribunale per farmi giustificare l'annullamento, cioè la non operatività della sentenza
vinta da noi, per cui avremmo dovuto avere diciamo, certo, contezza poi anche sotto il procedimento penale. Sì. E invece questo signor giudice, presidente della seconda sezione, quando ha visto che io volevo le informazioni schiette e dettagliate, gli ho detto andiamo, e questo mi ha invitato nel suo ufficio, mentre invitava nel suo ufficio passavamo davanti alla garitta dei carabinieri e ha chiamato un carabiniere che voleva assolutamente che fosse presente al dibattito. Vi sembra una cosa normale a voi? Sapeva che stava stringendo a Roma, si dice stava stringendo il culo a Fichetta. Non esiste a culo di gallina. Meno la norma che istituisce la regione autonoma di Sicilia, quella esiste con tutte le conseguenze, chiaro? Quando noi diciamo che l'attuale Presidente della Repubblica è il garante dell'esistenza, dell'autonomia della regione Sicilia, noi diciamo dei fatti, diciamo delle constatazioni di cui abbiamo tutte le prove. La regione Sicilia è una delle regioni a statuto speciale. Ma non è solo, speciale. La Sicilia rispetto alle altre regioni a statuto speciale, tipo Tirolo, il Nord, sì, Tirolo, la Val d'Aosta, eccetera. E infatti sono collegate tranquillamente all'Austria. E certo. Speciali perché sono Austria. Hanno una cosa importante, cioè hanno il Parlamento autonomo, mentre le altre regioni hanno il Consiglio regionale. Questo hanno proprio il Parlamento, che è definitivamente una nominalizzazione legalmente pregiudizievole di qualunque considerazione. Cioè sta a significare che quello è un Parlamento autonomo, come abbiamo detto delle aree, delle città circondariali tedesche, altrettanto con una definizione così è chiaro che quel Parlamento lì ha funzioni legislative e anche giurisprudenziali. Esatto. Tant'è vero che le navi che raccolgono i cosiddetti naufraghi, che è una bella invenzione, fino a poco fa arrivavano sempre in Sicilia. Adesso la Sicilia è stata saturata, incominciano ad andare alla Spezia, il che significa che anche a Ravenna l'altro ieri. La conquista dell'Italia via mare si sta attuando e nessuno dice uno beneamato cazzica. Dopodiché tu possibile e noi leggeremo queste cose nostre. Sì, allora io seguito a sollecitare ancora una volta nel ricordo che esiste un'opera, quasi opera omnia direi, la prossima volta che diciamo realizzerò la seconda parte potrò dire che è un dittico. Un dittico. Allora basta. Proseguiamo, c'è qui un amico che vuole salutare, vieni, saluta che ci ascolta. Dietro le spalle nostre, vai, tranquillo. Saluta che ci ascolta. Commosso buona. Se ce lo permette, vai. Un saluto caro e ascoltate sempre le sagge parole di Giorgio Vitali. E di Orazio Fregnani. Allora, noi dovremmo continuare. Tu hai qualcosa da dirci? Sì, facciamo il video. Puoi rimanere qui un po'? Certo, io sono venuto per te, devi firmare pure i documenti. Sì, esatto. Allora, siccome noi abbiamo detto queste cose, e abbiamo anche parlato della Sicilia, noi dovremmo ripartire rispetto a quello che avevamo detto prima, da alcune considerazioni. E le considerazioni le troviamo qui. E cioè dove? La discesa di Carlo VIII in Italia. Carlo VIII di Francia. Capitolo Le guerre d'Italia 1494-1516. Questa guerra va ricordata sempre con Pier Capponi che aveva detto
voi suonerete le vostre trombe, sì, e noi, sì, suoneremo le nostre, sì, campane. Sì, però Pier Capponi prima aveva detto un'altra cosa. Lo so, ecco perché diciamo, invitato al dibattito. Allora, perché Carlo VIII scendeva in Italia? Per il controllo dell'Italia del Sud. Ci vuole poco. Gli Angioini, certo. Siccome Carlo VIII, ma era la Francia, che, cioè la geopolitica francese di Carlo VIII, che era quella protesa alla conquista dell'Italia del Sud. Poi Carlo VIII si è inventato di avere delle ascendenze. Ma come venivano tutti in Italia all'epoca? Ecco, come ora? C'erano dei soldi. Perché c'erano i soldi, c'era la grana. Esatto. Erano terre ricche, le più ricche in quel momento al mondo. Mentre si consolidavano le monarchie nazionali, l'area italiana continuava a essere divisa in molte e spesso minuscole entità politiche. È chiaro? Che mentre si consolidavano le unità nazionali in Europa, l'Italia era ancora suddivisa. È lì che nasce questa Italia. È un'Italia di regioni che si stanno di nuovo staccando da un ipotetico epicentro che non regge più. È un epicentro che, affidato alla Chiesa, non regge più. E ricordiamoci, io non vorrei leggermi tutto, ma voi, cari amici, ve l'andate a guardare, che lo Stato della Chiesa, che arriva fino alle Romagne, è stato dovuto alle conquiste del figlio del Papa. Se no prima... Se no prima, lo Stato della Chiesa era molto più piccolo. Qui, se voi vedete questo disegno... Diciamo tutta la zona delle Marche e della Romagna è stata conquistata da lui. È stato conservato grazie a Valentino. Quindi è un'opera di conquista, tra l'altro poi smentita da Giulio II, che era un della Rovere, che odiava Alessandro VI. Ma queste cose sono importantissime perché, come dicevo, le Romagne sono frutto delle conquiste, dell'allargamento del Valentino, che all'ombra della geopolitica italiana... Valentino Borgia, ricordiamolo sempre. Uno dei 9 figli del Papa. Figli cui... e figlie, perché sì. Lucrezia è l'altra contraltare più famosa. Erano 9, lo so. Di cui 2 dopo le elezioni al papato, mi pare giusto. No, ma almeno non era un frocio. No, anche perché fino al 1489, mi pare, 1992. La verginità dei preti. Esatto, non era obbligatorio per i preti a nessun, sì, grado, nessun burocratico, livello, a essere celibi e non avere fatto sesso. Esattamente. Ed è stato un sistema adottato per controllare quella popolazione, certo, che però al momento oggi scappano da tutte le parti, trovano tutti i modi per evadere. Il Concilio di Trento, il secondo, esatto, Concilio di Trento ha stipulato questa cosa qua, ecco. Allora, io da questo punto di vista dovrei aggiungere altre cose, ma la faccio la più importante è appunto Carlo VI. Carlo VIII. Nell'ambito della discesa di Carlo VIII avvengono tutta una serie di fattori, tra cui il più importante, qui c'è gli stati italiani dopo la discesa di Carlo VIII, ma uno degli elementi più interessanti è la presenza del populismo di Girolamo Savonarola. Ah, beh, sì. 1492. Cioè, mi nasce appunto qui il populismo. Non a caso combattuto dal papato e dal papato condannato, perché Girolamo Savonarola... gli levava i clienti. Appunto. Viene condannato per eresia. Ma come? Okay. E quindi qui c'è tutta una storia lui che è inutile... Lui decantava la purezza dei costumi, Savonarola. Un autentico eretico, guarda. Qui io faccio vedere il testo di cui vi consiglio la lettura, ma per il resto le cose sono quelle. La politica di Giulio II. Il nuovo pontefice proseguì la politica di rafforzamento dello Stato pontificio
attraverso il ridimensionamento delle autonomie signorili che il predecessore aveva avviato. Ma la testa, i signori della Romagna, tutti scardinati. Esattamente. Ricordiamoci qui l'importante dinastia dei Della Rovere, che è quella di Giulio II, che è rimasta fino ad oggi, perché una Della Rovere è stata una che si era sposata, un Della Rovere. È stata una reginetta della televisione, non dimentichiamocelo mai, essendosi poi sposata in seconde nozze con un altro personaggio che ben conosciamo nell'area ambientalista. Tanto che il conte ambientalista. Tanto che poi alla fine ha scritto un libro che io ho intitolato Sorci Verdi, in cui fa vedere quanto sono teste di cazzo questi pseudo-verdi. Vabbè, e con questo io concluderei. Aggiungi tu qualcosa. Beh, allora, la discesa di Carlo VIII è stata una cosa che è durata, mi sembra, una passeggiata di oltre un anno. E ha cercato... Che poi hanno vinto la battaglia di Ravenna, 1512. Certo. Ma è stata l'ultima battaglia vinta dai francesi. Dai francesi, esatto. Che ha poi provocato la coalizione dei vari stati, compreso Venezia, i quali hanno vinto, poi è costretto Carlo VIII a ritornare in Francia. In quel contesto c'è quell'episodio del marchese, oddio, che è passato... E la battaglia, questa è la battaglia di Ravenna. No, di Alessandria. No, la prima è la battaglia di Ravenna e poi di Alessandria. Gaston de Foix. Gaston de Foix, che diceva una cosa molto importante, un aforisma importante che però adesso non mi ricordo più. Senza macchie e senza paura. No, era qualcosa di più. È molto più importante. È rimasto più poco prima di morire era ancora in vita. No. Sì. Sì, ma non era, non era relativo però a Gaston de Foix, ma a La Palisse. Ah, La Palisse, ecco. Jacques La Palisse, ecco. Era il capo spedizione. Esattamente. Della cavalleria francese. Invece La Palisse, che poi appunto è apparso Verità La Palissiana. La Palissiana, no? Il concetto La Palissiana. Cioè è talmente ovvio che è La Palissiana. Esattamente. Poco prima di morire era colpito. Dopodiché noi a questo punto chiudiamo. No, io volevo dire qualcosa a proposito di Carlo VIII. Allora, Pier Capponi, quando nella sua beata ingenuità e scemenza, perché conosciamo di una cosa del genere, non aveva capito che l'artiglieria aveva fatto passi da gigante. Sì. E loro pensavano, siccome c'erano tre cinte murarie, pensavano di reggere. Sì, invece... E noi suoneremo le nostre campane. Suona sto campanone. Ha suonato il loro cannone e ha buttato giù la classica breccia, sì. Dopodiché hanno dovuto divenire più umidi consigli. Certo. Questo facciamo per capire. Allora ve lo leggo. Per porsi nelle condizioni di avviare la conquista del napoletano, Carlo VIII non esitò a sobbarcarsi gli oneri necessari ad ottenere il consenso degli altri stati, stipulando trattati e accordando concessioni all'Inghilterra, alla Spagna e a Massimiliano d'Asburgo. Ricordiamoci questi tre nomi. A Il primo Massimiliano d'Asburgo, perché poi di Massimiliano d'Asburgo ne sono... Sì, ma è Massimiliano Azzurro dell'epoca di Carlo VIII. Certo. Controbilanciare tali oneri giungevano dall'Italia non pochi incoraggiamenti, perché è il solito chiamare lo straniero. Gli uni contro gli altri. La spedizione del sovrano francese era infatti sollecitata da Ludovico il Moro, che sperava di veder legittimato il proprio potere. Un intervento contro Alessandro VI era invocato dal cardinale Giuliano della Rovere, che poi sarebbe diventato Papa Giulio II. Infine, Pier Capponi, inviato dalla signoria Medicea per scoraggiare Carlo all'impresa... Bisogna dire che in quel momento lì, nel 1492, i Medici erano dovuti fuggire a Roma. Esatto. Perché era subentrata la Repubblica. Esattamente. La Repubblica di Toscana. A Roma, paese di usurai. Certo.
Pier Capone, inviato dalla Sognieria Medicea per scoraggiare Carlo dall'impresa, non aveva esitato a tradire il mandato, invitandolo ad intervenire per liberare i fiorentini dalla tirannide di Piero dei Medici. Ok? Certo. Ecco, allora mi pare che quello che dovevamo dire l'abbiamo detto. Beh, gli elementi per far riflettere gli amici ci sono tutti. Cioè, la gente, anche quella più altolocata mentalmente e moralmente, in realtà fa i cazzi di interessi suoi. Quando c'è la famiglia di mezzo, quando c'è la famiglia di mezzo, scendono a qualunque compromesso, anche contraddicendo le cose per cui la famiglia tra virgolette, comunque la famiglia tra virgolette non è la famigliola, no, famiglia fra molte virgolette, sì, certo. Appunto, d'accordo. Cari amici, anche per stasera il nostro messaggio l'abbiamo so long, così sì, lunghissimo, laudetur priapus, sempre laudetur, laudetur, basta così, finiamo così, come oggi no? Abbiamo detto, il messaggio l'abbiamo mandato. Vabbè.